Di vicino è finita 2-2 tra Campobasso e Civitanovese. Sei stato spettatore, è stato giusto questo pareggio? Sì, vedendo un po' la partita, ecco, sommando un po' la situazione, credo proprio di sì. La Civitanovese comunque ha avuto diverse palle gol prima del vantaggio del 2-1. Poi comunque il Campobasso è stato bravo a riacciuffare la partita, che non era semplice, ecco, visto nel finale come si era messa. Degano e Margarita, classe cristallina. Sì, Daniele lo conosco, ecco, abbiamo giocato insieme a Piacenza, è un fuoriclasse, poi soprattutto se si concede tanto spazio fa la differenza. Ecco. Bello l'applauso di tutto il pubblico dopo quella prodezza, ma gliel'ha messa straordinariamente Degano. Sì, sì, c'è la bravura di chi ha calciato il calcio d'angolo e poi altrettanto bravo Margarina, il numero 8 se non sbaglio, sì, l'ha presa veramente bene, il coraggio di calciarla, perché è quello soprattutto che ci vuole. Senti, a fine partita, chiacchierata con Minadeo, avete fatto un contratto? No, ho salutato, ecco, era da tempo che non ci vedevamo, come ho salutato il mister, i ragazzi, no, non c'è stato nulla, ecco, fatto piacere venire qui a Campobasso. Un saluto cordiale. Vedere la partita, sì, incontrare gli amici, ecco. Campobasso un po' stanco però contro la Civitanovese. Ma a corrente alternata. Sì, capisco magari i primi caldi, ecco, perché inizia a fare caldo. Comunque la Civitanovese per tanti motivi, diciamo mentalmente era un po' più libera, ecco, quindi questo a volte può giocare brutte sorprese. Nei playoff il Campobasso può dire la sua? Sì, sicuramente. Ho seguito qualche partita, ecco, di questo girone, quindi credo che sia molto, molto equilibrato. Poi comunque le partite dei playoff hanno tutta un'altra storia.